La serie di storie con il bollino Topolino Comics and Science iniziò come costola del progetto Comics and Science di Roberto Natalini e Andrea Plazzi nel 2016. La prima storia fu Topolino e l'esperimento del dottor P, pubblicata sul Topolino numero 3175. Scritta da Francesco Artibani per i disegni di Alessandro Perina e con la consulenza di Carlo Rovelli, vide Topolino e Pippo tornare indietro nel tempo per incontrare Albert Einstein in un momento particolare della sua vita, ovvero quando partecipò a una delle più importanti conferenze Solvay nella storia della fisica. Era infatti il 1927 quando alcuni tra i più importanti scienziati dell'epoca, c'era persino Marie Curie, si riunirono per parlare di elettroni e fotoni. Da allora, dal 2016 intendo, su Topolino sono state pubblicate diverse storie di Topolino Comics and Science ed è stata data voce a diversi scienziati e ricercatori che hanno così potuto parlare di scienza al pubblico di Topolino. E l'ultima, in ordine di tempo, almeno relativamente alla data di uscita di questo video, stata Teresa Fornaro dell'Istituto Nazionale di Astrofisica della sede di Arcetri, la stessa dove mosse i primi passi Margherita Hack. Teresa ha dato una mano allo sceneggiatore di Zio Paperone e le acque marziane, ovvero Francesco Bacca, che ai lettori di Topolino è più noto soprattutto per la sua lunga gestione delle giovani marmotte. La storia, pubblicata sul numero 3477 di Topolino, si è avvalsa ancora una volta dei disegni di Alessandro Perina. Marte, definito pianeta rosso a causa della colorazione rossa della sua superficie, è il quarto pianeta del sistema solare, contandoli ovviamente a partire dal Sole. Se definiamo come una unità astronomica la distanza Terra-Sole, che è poco meno di 150 milioni di chilometri, allora Marte dista dalla nostra stella poco più di una unità astronomica e mezzo. Per molti motivi che non sto qui a ricordare, ci vorrebbe probabilmente almeno un video a parte, Marte è entrato nell'immaginario popolare, un po' grazie agli scienziati che hanno lavorato su di lui, un po' grazie anche alla fantascienza che proprio dalla discussione scientifica si è lasciata ispirare. Nonostante questo, però, il pianeta ha visto l'arrivo dei paperi soltanto in una manciata di storie, almeno limitandosi alle storie lunghe di produzione italiana. All'interno di questo ambito, la prima storia è indubbiamente Il mistero di Marte di Federico Pedrocchi, pubblicata nel 1937 a partire dal primo numero di Paperino Giornale. Delle storie successive ce ne sono però alcune che vale la pena ricordare, partendo da La memorabile missione di Marte di Guido Martina e Guido Scala, pubblicata sull'Almanacco Topolino numero 271 del gennaio del 1977. La cosa interessante della storia è che Paperone e i suoi nipoti arrivarono su Marte poco prima dell'ammartaggio dei primi lander appartenenti al programma Viking. Il programma Viking era costituito di un orbiter che si sarebbe posto in orbita intorno a Marte e da un lander, ovvero una specie di antenato dei rover, un vero e proprio laboratorio che però non era in grado di spostarsi sulla sua superficie. In particolare, i primi due lander, quello della Viking 1 e quello della Viking 2, arrivarono su Marte rispettivamente il 20 luglio del 1976 e il 3 settembre dello stesso anno. Molto probabilmente Guido Martina si riferiva in particolare al primo lander, questo perché era anche presente una vera e propria diretta televisiva che doveva annunciare l'ammartaggio del lander della Viking 1. Facciamo adesso un salto in avanti di diversi decenni, arrivando fino a Il ritardo marziano, storia di Alessandro Sisti per i disegni di Mario Ferracina. Pubblicata sul numero 3365 del maggio 2020, ruota intorno al ritardo che c'è nelle comunicazioni che avvengono tra Terra e Marte.
I segnali, infatti, che vengono inviati dalla Terra verso Marte e viceversa, subiscono un ritardo che oscilla tra i 4 e i 24 minuti in funzione della distanza relativa tra i due pianeti. Questo ovviamente implica che i guidatori dei rover devono programmare l'attività dei rover con un certo anticipo, proprio perché non possono gestire in diretta i movimenti dei rover stessi. La storia che però presenta uno spunto particolare in comune con la storia di Vacca risale al novembre 2000, quando sul numero 2347 venne pubblicata La corsa su Marte di Giorgio Pezzin e Stefano Intini. In questo caso, infatti, lo sceneggiatore disneyano, che ricordo essere un ingegnere per formazione, racconta di una corsa spaziale tra Paperone e Rockerbach per chi riesce a ottenere l'esclusiva per costruire una serie di alberghi su Marte e anche nelle acque marziane. Vacca propone un'idea molto simile a quella di Pezzin, visto che Paperone coinvolge i nipoti nella sua personale esplorazione marziana, che ha l'obiettivo di capire se è possibile rendere il pianeta rosso una meta per il futuro turismo spaziale. Oltre ai nipoti, in questo caso, però, Paperone si porta dietro anche Archimede Pitagorico, la cui presenza risulta essenziale. Infatti, l'inventore innanzitutto progetta l'astronave che porta i paperi dalla Terra fino a Marte. È un'astronave anche piuttosto particolare perché permette di ridurre il viaggio, che altrimenti durerebbe 9 mesi, fino a appena 9 giorni. Questa riduzione, per quanto al momento decisamente molto fantascientifica, potremmo forse considerarla alla nostra portata, magari in un futuro molto lontano. Basti pensare che invece la luce attraversa la distanza che separa la Terra da Marte in un tempo che oscilla proprio tra i 4 e i 24 minuti che dicevamo prima. Inoltre, l'astronave con cui i paperi arrivano sul pianeta rosso, la P di Pioneer, è una citazione di uno dei programmi di esplorazione del sistema solare più importanti e per certi versi anche più noti degli Stati Uniti. In particolare sono molto note le sonde Pioneer 10 e 11, che rispettivamente raggiunsero i pianeti di Giove e Saturno e poi uscirono fuori dal sistema solare, portando entrambe un messaggio particolare destinato a eventuali forme di vita intelligenti extraterrestri. Il messaggio venne elaborato dagli astronomi Carl Sagan e Frank Drake. Una volta giunti su Marte, poi tutti gli strumenti che vengono utilizzati dai paperi sotto la supervisione di Archimede sono strumenti reali che veramente si trovano montati sui rover che abbiamo mandato e stiamo progettando di mandare sul pianeta rosso. L'obiettivo però della ricerca dei paperi su Marte è quello di trovare l'acqua sul pianeta, cosa che effettivamente siamo riusciti a fare. Il 25 luglio del 2018, infatti, un gruppo di ricerca italiano guidato da Roberto Orsei dell'INAF ha annunciato la scoperta di un lago salato poco sotto la superficie del pianeta, in prossimità del polo sud di Marte. Il lago, che si trova a 1500 metri sotto la superficie, ha un'estensione di 20 km e una temperatura che oscilla tra i meno 10 e i meno 20 gradi centigradi. Sappiamo tutte queste cose grazie a MARSIS, ovvero il Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding, un vero e proprio radar orbitante. In pratica, MARSIS mandava verso la superficie del pianeta tutta una serie di onde radio. Il modo in cui queste onde radio tornavano indietro ha permesso ai ricercatori di capire la struttura degli strati, scoprendo così uno strato liquido. E il fatto che in quella posizione particolare di Marte, con quelle condizioni ambientali così estreme, il radar era stato in grado di interagire con un liquido, ha fatto capire ai ricercatori che quella non poteva altro che essere dell'acqua particolarmente salata.
Questa particolarità dell'acqua marziana è stata sfruttata molto bene da Paperino in cucina, ambiente dove spesso si trova molto a suo agio, riuscendo a ottenere sempre dei buoni successi. D'altra parte, come si suol dire, buon sangue non mente. Sono però presenti anche i rover marziani, quelli che, come ho detto prima, abbiamo spedito sul pianeta rosso. Hanno una caratterizzazione piuttosto particolare, sembrano quasi degli esseri senzienti, un po' come Wall-E. E i loro commenti, che oscillano un po' tra il sarcastico e l'ironico, permettono a Francesco Vacca, nel finale, di suggerire il discorso ecologista e ambientalista che lo sceneggiatore ha sviluppato nel corso delle sue storie con le giovani marmotte. Questo discorso, in particolare, ci potrebbe suggerire un paio di domande interessanti, su cui peraltro un paio di mesi fa ho discusso io stesso con un amico, anche lui un fisico. Ovvero, che senso avrebbe andare ad esplorare un altro pianeta, come per esempio Marte, col rischio di portarci dietro tutti i difetti che abbiamo sviluppato qui sulla Terra? E soprattutto, non sarebbe meglio porre attenzione al nostro pianeta per evitare che diventi in futuro simile a ciò che Marte è oggi? Per parte mia, giunti a questo punto, vi aspetto nei prossimi video su questo canale YouTube. In particolare su quelli della mia personale serie Disney Comics and Science, in cui provo a raccontarvi la scienza a partire dalle storie disneyane. Detto ciò, saluti a tutti!